Oltre 5.000 biglietti venduti per quella che si appresta ad essere una grande serata di sport, ma soprattutto di solidarietà. Si giocherà domani 17 giugno alle 20.30 allo Stadio degli Ulivi di Andria la partita della solidarietà giunta alla 7ª edizione. In campo scenderà la nazionale italiana cantanti che affronterà la squadra Amici per la Vita, composta dagli imprenditori andriesi e di città limitrofe. Obiettivo della competizione quello di raccogliere fondi per il progetto Senza Sbarre, un'iniziativa che mira al reinserimento in società degli ex detenuti, ma anche un carcere alternativo a chi dovrà scontare la restante parte della pena. I fondi si uniranno a quelli già raccolti negli ultimi 2 anni e serviranno a riportare in vita una storica masseria ai piedi di Castel del Monte per farla diventare il quartier generale di Senza Sbarre. Uniti e pronti a giocare i primi artisti della Nazionale Cantanti che questa mattina hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione dell'evento. Busta, musicista dei Subsonica, e i cantanti Antonio Maggio e Renzo Rubino, accompagnati da Titti Quaggia, responsabile dei rapporti istituzionali della Nazionale Italiana Cantanti. Per noi questa è quasi una partita del cuore, tipo l'ultima che i ragazzi hanno disputato a Torino il 30 di maggio. Incassando 1.300.000 euro. Io mi auguro che domani sera lo stadio sarà veramente pieno, come già successo 2 anni fa. Quest'anno siamo anche baciati dal sole, quindi ancora meglio, mentre 2 anni fa c'è stata una pioggia torrenziale. La solidarietà ha senso se viene portata capillarmente casa per casa, e questo è quello che la Nazionale Cantanti fa da 30 anni ormai. Non esiste solamente una partita durante l'anno, non esiste un momento di solidarietà più alto degli altri, ma a maggior ragione la solidarietà deve essere suddivisa equamente nel territorio, perché ovunque c'è bisogno di portare il piccolo contributo. Il nostro è relativamente piccolo, ma lo facciamo sempre con grande, grande cuore. Già 2 anni fa siamo venuti con la Nazionale Italiana Cantanti ed era la prima volta. Devo dire che ho conosciuto delle persone fantastiche con le quali è nata anche una bellissima amicizia. Anche lo scorso anno ho fatto una capatina qui ad Andria, pur senza Nazionale Italiana Cantanti, perché ogni anno si impegnano gli organizzatori a trovare un progetto importante da sostenere con questa partita, e quest'anno ritorniamo ufficialmente come Nazionale Cantanti ed è una gioia grande. Devo dire che Andria sta diventando un grosso impegno. Già quando sono arrivato stamattina ho visto le divise, sono stato anche 2 anni fa, quindi i ragazzi già con le divise tutti pronti, sono davvero pronti da un punto di vista non solo calcistico ma proprio mentale. È pronto anche il capitano della squadra Amici per la Vita, l'imprenditore Felice Gemiti. Siamo già pronti, ieri abbiamo fatto l'ultimo allenamento allo stadio, tranne qualche stiratura di qualche ragazzo che recupera sicuramente, ma siamo già pronti. L'iniziativa vede in prima linea Don Riccardo Agresti, parroco di Frontiera di Andria, che rivolge un invito a tutta la comunità. Venite allo stadio perché vi perderete, se non venite, un grande spettacolo che abbiamo organizzato. E soprattutto vi perdete la storicità di questo evento di mettere un mattone per il progetto Senza Sbarre. Io vi chiedo veramente con grande gioia, venite allo stadio.